La prima slide tratta dei dati di Millinrete e nella geolocalizzazione voi vedete che Verona in assoluto è la provincia nella quale le displasie e le neoplasie della cute sono più presenti. Quella dove sono meno presenti è quella di Treviso. Anche qui la grande difformità di distribuzione degli anziani e dei multimorbidi nei pazienti affetti da patologie cutanee e la generazione di contatti nella regione del Veneto per pazienti affetti da questo problema è di circa 3 milioni e mezzo di contatti l'anno con la medicina di famiglia. Beh, grazie per l'invito. A me fa sempre piacere parlare con i medici di medicina generale perché è necessario collaborare con gli specialisti. Io lavoro in ospedale universitario, che però ha molta connessione col territorio, devo dire. Ci arrivano, sapete, in ospedale abbiamo un ambulatorio diretto, aperto alle urgenze, siamo aperti appunto ai vostri referral. Ovviamente sono tra l'altro molto ben filtrati, devo dire, considero molto elevato la qualità, il livello proprio del filtro che opera il medico di medicina generale. Parliamo oggi di dati vostri, che ho visto con piacere, anzi devo dire che sono meritevoli di qualche approfondimento e financo pubblicazione forse, prima o poi, magari in altri contesti ne parleremo. Ovviamente parlando di cheratosi attinica, vi illustro questo tema perché forse è un po', non se ne parla molto, è un tema che ha invece molte, tra l'altro presenta molte novità, soprattutto in termini terapeutici. Ovviamente è, come abbiamo visto prima, altre forme di, diciamo, preneoplasia, chiamiamo displasia grave, è una patologia che aumenta nel corso degli anni. Questo avviene, vedete, chiaramente sia nell'uomo che nella donna. Vabbè, questo io non darei molto peso a questo piccolo scarto appunto legato a questo sesso femminile, che insomma, no, comunque aumenta negli anni. Attenzione, un focus particolare a chi è a rischio di questa patologia, la cheratosi attinica. Poi vi farò vedere tante foto, noi siamo iconografici, non abbiamo bisogno di endoscopie o imaging, per cui ci basta una macchina fotografica. Ricordati che ce l'hai, sei. Quindi farò vedere anche foto, ma partiamo un po' da una premessa. L'immunosoppressione è un fattore di rischio fondamentale per i tumori della pelle, soprattutto epiteliali, in particolare i carcinomi cutanei, sia squamo cellulare che baso cellulare, soprattutto lo squamo cellulare. Questo perché è molto immunogeno, cioè probabilmente tutti noi abbiamo dei focolai displastici pretumorali che vengono controllati dal sistema immunitario efficacemente. Qualora questo venga meno, chiaramente emergono i problemi, ma i problemi sono non di 2, 3, 5 volte, cioè l'hazard ratio, il rischio è molto superiore a queste cifre, arriva a 80 volte, 100 volte rispetto alla popolazione generale. Per cui un caveat per voi tutti che lavorate con tantissimi pazienti: avete di fronte uno di queste categorie, attenzione, compreso l'idrossiurea, vi farò vedere un paio di casi emblematici, attenzione, focus sulla pelle. Questo è il rischio che aumenta nei trapiantati d'organo. Il capo di sarcoma, vabbè, breve cenno, sapete perché, è legato ad un virus. Questo è ovvio che aumenti in un immunosoppresso, è legato all'herpes virus tipo 8 o capo di sarcoma virus. Tipico caso emblematico, fotocancerogenesi drammatica, caso difficilissimo da trattare per uno specialista. Questo è Mario, settantenne, certamente fotoesposto durante la propria vita, ma soprattutto in terapia con oncocarbide, idrossiurea. Guardiamo, si fa fatica a trovare un'area cutanea non affetta da queste cheratosi attiniche diffuse. Vedete una base eritematosa, questa squama adesa alla superficie cutanea, chiaramente devastante dal punto di vista clinico. Queste sono tutte lesioni che meritano attenzione, se non biopsia, al fine di escludere quello che viene dopo la cheratosi attinica, che è il carcinoma squamo cellulare. Vedete, poverina ha già subito svariati interventi, compresa parziale amputazione del padiglione. Altro caso, guidatore di camion. Questo è emblematico, c'è una vignetta sul New England Journal of Medicine qualche anno fa, simile, molto simile. Guardate un po' la asimmetria completa del quadro di fotodanneggiamento e dei tumori che vedete essere presenti qui e non qui, proprio perché era esposto a sinistra al vetrino, alla luce solare. Attenzione, attraverso il vetro passano gli UVA, non gli UVB che sono quelli cancerogenici, ma gli UVA sì, e quindi comunque un danno foto indotto c'è, anche col vetrino sollevato.
caveat. Quindi mettere il filtro solare anche se si sta tanto in auto o camion o trattore, eccetera, eccetera. Questo è il risultato dopo un trattamento che adesso vi illustrerò. Questo era lo switch, cioè stava facendo idrossurea. Io non sono un ematologo, non sono molto familiare con questo tipo di molecole, so che ci sono delle alternative, anche se molto difficili da attuare, all'idrossurea, che è la di gran lunga preferita molecola in alcune sindrome mielodisplastiche, appunto, ematologiche. Quindi con lo switch era completamente migliorata la situazione. Quindi, messaggio chiaro, le cheratosettiniche in questo tipo di popolazione rapidamente progredisce verso un tumore invasivo. E queste sono le stime cumulative incidence, quindi l'incidenza cumulativa negli anni dopo il trapianto. Questo è il trapianto di cuore, abbiamo pubblicato parecchio anche sul trapianto di fegato. Vedete, a 10 anni quasi il 30% dei pazienti ha un tumore cutaneo. Quindi si parla di stime assolutamente incredibili dal punto di vista epidemiologico. Ora vi faccio un breve così quiz, anche se non possiamo essere troppo interattivi oggi. Secondo voi è più a rischio di trasformazione tumorale il paziente a sinistra che ha delle cheratosi un po' ipertrofiche o la signora a destra, pari età, con delle cheratosi superficiali? Allora, ve lo dico io perché non lo sa neanche il dermatologo medio, no, nel senso tanti dermatologi non lo sanno, perché noi pensavamo in dermatologia fino a 10 anni fa che quello a sinistra fosse il quadro più grave, iperkeratosico. Un po' l'evoluzione è già incipiente, si vede già che c'è qualcosa e si muove. In realtà ciò che non è vero, ahimè, cioè non c'è una correlazione tra la classificazione clinica che vede la cheratosi piana, quella media e poi quella ipertrofica, e invece lo spessore dell'AK, cioè lo spessore della displasia, tanto per capirsi. 1 AK1 minimo spessore, 3 a tutto spessore dell'epidermide. Quindi non è vero che la cheratosi attinica ipertrofica corrisponda maggiormente ad una displasia a tutto grado dell'epidermide. Quindi, attenzione, non c'è questa correlazione che io ho proposto qui a livello iconografico, ma ripeto, non c'è, infatti siamo tutti un po' disperati, perché la conseguenza di questa definizione, diciamo, di mancata correlazione anatopatologica e clinica, è che dovete curare tutte le cheratosi attiniche. Non sono solo queste quelle pericolose, ma anche quelle superficiali. Quindi non c'è correlazione. Altro messaggio pratico. Altro così spot, mi piaceva parlarne a voi, perché è una cosa non nuova, ma che pochi conoscono. Nella tabellazione delle malattie professionali esistono anche i tumori cutanei. Pochi anche dermatologi lo sanno, quindi io vi invito, così, è un flash ovviamente, non possiamo parlarne troppo, ma vi invito a ricordare questa cosa, sono addirittura le cheratosi attiniche. Noi abbiamo una tabellazione tra le più moderne in Europa, devo dire, istituita anni fa, vedete, sia per gli agricoltori che i lavoratori, quelli sopra in ambito industriale. Proprio vedete com'era decifrata la tabellazione, era declinata bene. Quindi attenzione, non tutti i casi, ma qualche caso che merita un po' di attenzione va detto al paziente, può andare al patronato, può andare dove sa che può andare. Bene, ultimo flash, adesso andiamo alla terapia. Come curiamo le cheratosi attiniche? Qui ci sono tantissime novità. Per fortuna, come in tanti ambiti, anche gastroenterologici, abbiamo visto prima, vaccinali, cioè ci sono tante novità nella medicina moderna, per fortuna, specialistiche. Questo, la terapia, la scelta della terapia dipende da tanti fattori, oggi non possiamo, insomma, sviscerarli tutti, sicuramente il numero, lo spessore, la distribuzione. Poche cheratosi attiniche, come le curiamo? Semplice, eccolo qua, va bene, andiamo veloce. Le curiamo con la crioterapia, avete presente la crioterapia? Banale, semplice, abbastanza economica, si fa in ospedale, si fa in tutti gli ambulatori. Tutte le altre terapie che sono topiche, sono dei farmaci, le prescrive il dermatologo applicando una nota. La conoscete questa nota? Yes. Ahimè, questo è un paradosso, ma è così, si limita agli adulti immunocompetenti. Paradossalmente il paziente più a rischio, l'immunodepresso, non è coperto dalla nota 95, deve pagarsi il prodotto.
Questo deriva ovviamente dagli studi registrativi che non includevano, ahimè, gli immunosoppressi, e quindi l'ente regolatore, AIFA in questo caso, ha riprodotto un po' le indicazioni terapeutiche, purtroppo, dico, perché ha trascurato tutta questa popolazione. Un problema burocratico importante, come mai? Eccolo qua. Quindi queste sono linee guida, anzi è un consensus paper a cui ho partecipato anch'io. Quando abbiamo poche cheratosi attiniche, diciamo meno di 3, curiamo con la crioterapia, veramente efficace ancora oggi. Quando ce ne sono molte, ovviamente dobbiamo fare qualcosa di più, allora abbiamo tante terapie. Ve le faccio vedere un paio di novità. Il timer cosa dice? Abbiamo tempo. No, perché è un po' inquietante questo ticchettio, eh. No, ma è efficace, devo ammettere che è uno dei più grandi moderatori, posso farle questo complimento, che abbia mai avuto, non sto scherzando, veramente. Beh, io sarò più diplomatico, grande moderatore, l'ho definito. Che uguale, esatto, però mi ha fatto perdere tempo. Allora, c'è stato anche, esatto, un Italian Expertise Council, sempre gestito insomma da autori italiani, anche qui ho avuto il privilegio di parteciparvi. Come la curiamo questa cheratosi attinica? Appunto, ogni volta che avete un dubbio, per esempio, fa male, il dolore evocato alla pressione è un fattore di rischio predittivo della trasformazione tumorale già incipiente, fate sicuramente, mandatelo già dal chirurgo. Ma qualora insomma non abbiate questo dubbio, allora poche lesioni, mandatele al dermatologo, fa la crioterapia, prima terapia first choice. Se ne avete tante cheratosi attiniche nel campo di cancerizzazione, si chiama così, ovviamente qui si apre una marea. Non ve ne parlo troppo in dettaglio, però 2-3 esempi ve li faccio di nuove terapie per le cheratosi attiniche. La terapia fotodinamica, la conoscete? Forse no, devo dire nessuno forse. È una cosa che utilizziamo in dermatologia da una decina d'anni ormai, si fa in ospedale, alcuni lo fanno anche privatamente. Si applica una crema, la crema entra nelle cellule malate, produce un fotosensibilizzante, produce una reazione fotodinamica, si chiama così, una volta che venga irradiata da una luce. Luce può essere laser o può essere anche non coerente. Il risultato è veramente brillante. Vi faccio vedere un caso di un trapiantato di rene con tantissime cheratosi attiniche, guardate il cuoio capelluto disseminato, una seduta, due sedute, tre sedute. Ecco, la cosa positiva è che si può ripetere, è una cosa che si fa in un ambiente ambulatoriale. Noi lo facciamo in ospedale, in clinica dermatologica a Padova, ma lo fanno anche a Treviso, a Vicenza, in tutte le cliniche. Guardate il risultato splendido ottenuto in un paziente particolarmente difficile. Altro esempio, lo conoscete l'imiquimod? Questo sì, probabilmente l'avete detto prescrivere, forse l'avete prescritto anche voi. C'è anche un, chiamiamolo generico adesso, costa un po' di meno, ha un prezzo elevato, ma la nota 95 lo garantisce. Guardiamo una cheratosi, che non è più una cheratosi perché la biopsia aveva testimoniato un borbo di Bowen, cioè un carcinoma squamoso in situ, ok? Il chirurgo plastico voleva ovviamente operare, i chirurghi hanno il bisturi in mano, qua non ci sono i plastici, per cui lo posso dire serenamente. Noi invece abbiamo proposto una cosa conservativa, per fortuna, reazione all'imiquimod vivace, sapete che è un immunostimolante l'imiquimod. Quindi guardiamo una crosta, è l'esito dopo un mese di terapia, però guardiamo l'esito finale anche qui. Veramente brillante, un risultato eccezionale dal punto di vista clinico. Vi abbiamo risparmiato il nasino. E io, per guadagnare tempo, finisco con un paio di slide. Una deriva proprio dai dati di Mille in Rete, interessanti. Ho catturato questo dato perché riflette quello che è stato detto prima dall'amico professor Baldo, l'altro killer, uno dei killer purtroppo, oltre al carcinoma pancreatico, è il melanoma. Melanoma ha una mortalità che, per fortuna, a differenza del carcinoma pancreatico, si mantiene stabile a fronte invece di un'incidenza che aumenta. Qui riflette, per fortuna, la capacità diagnostica di noi tutti, anche di voi, devo dire, che sta migliorando negli anni. Oggi non era il mio obiettivo farvi vedere neo contro non neo, melanoma, non melanoma, facciamo tanti corsi per questo, spero che la vostra capacità sicuramente, anzi lo è, stia migliorando negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Questo è interessante però, guardate, le classi di età,
in cui si manifesta il melanoma non è il melanoma un tumore dell'anziano, attenzione, a parte la lentigo maligna che colpisce il volto, effettivamente quella è appannaggio degli ultra ottantenni, guardiamo la principale classe d'età coinvolta, addirittura guardate nelle donne, è 45-65. Ci siamo dentro tutti quasi qua, più o meno. Professore, anche? Dai, quasi. Glissiamo. No, non era. Era per fare un riferimento anche ai giovani, che vedo qua ci sono anche dei colleghi giovani. Quindi, e addirittura guardiamo il dato allarmante, sopra i 35 c'è già l'8% di tutti i melanomi che voi avete registrato colpisce un giovane sotto i 45 anni. Quindi è un tumore che, oltre a essere killer, come abbiamo detto prima, analogamente al carcinoma pancreatico, è anche, purtroppo, colpisce anche il giovane adulto, o comunque non l'anziano solamente. Ultimo riferimento, a proposito di quello che vi dicevo prima, l'incidenza, questi sono dati europei, l'ultimo report della Commissione europea conferma i dati di Millerete, quindi siamo in linea assolutamente. Vedete, il picco d'età è questo, non è questo, sopra i 70 anni, e come dicevo, e questo è stato reso possibile non solo dalla capacità diagnostica, ma anche dalla capacità terapeutica delle ultime molecole, vi dicevo, l'incidenza sta continuando ad aumentare drammaticamente, ma per fortuna la mortalità è stabile. Io non cito oggi i numerosi nuovi farmaci, sia target, immunoterapia, eccetera, per il melanoma che voi forse conoscete, li usano gli oncologi, non noi dermatologi, però ovviamente coi dermatologi collaborano tantissimo, noi collaboriamo con loro ovviamente, proprio per mantenere queste linee piatte a fronte invece di un aumento dell'incidenza. Grazie per l'attenzione.